sono un allenatore a cui piace lavorare e ho una squadra a cui piace lavorare. Quindi quello che ci siamo detti è testa bassa e si lavora. Chiaramente c'è da trovare soluzioni perché nei primi 55 minuti si può essere indicativamente soddisfatti, ma c'è tantissime cose da migliorare, perché la poca aggressività nel coprire palla, la poca volontà di attaccare lo spazio, quindi a cercare di incrementare delle mancanze sul positivo fatto. Per quanto riguarda il mercato, ne parliamo il 31 agosto. Davide Pelotto, Telearena. Ciao mister. Ciao. Comincia ad esserci un po' più di chiarezza rispetto, so che sono passati pochi giorni, però quello che dicevamo dopo la partita con Napoli, no? La chiarezza di sapere chi ha la testa nel Verona, chi ha la testa fuori dal Verona, comincia ad esserci un pochino di più di chiarezza. Un pelo di più sì. E da quella ripartiamo, da quella è ripartita la settimana. E comunque chiarezza la devo fare anch'io, nel senso che se percepisco, io penso che l'allenatore come l'arbitro deve vivere le emozioni, cioè fischi, poi c'è il VAR dopo, io il VAR non ce l'ho, quindi vado l'emozione, vedo chi mi dà, chi va, ma chi lascia stare, chi è 2001, 2004, 2007, in campo le figurine non ci possiamo permettere di entrare. Domanda, insomma, io non sono allenatore, quindi mi domando, lavori di più sulla tattica o in realtà lavori di più sulla testa? Perché ho l'impressione che il primo settembre, cioè quando finirà il mercato, ti troverai con le mani una squadra molto diversa da quella di adesso e quindi dovrai ricominciare a far inserire i nuovi. Sarà già passato un mese di campionato, mi auguro che la classifica sarà buona, però con una situazione come questa sono arrivati così tanti gol, sconfitte pesanti. Su cos'è che lavori? Sull'ora, sull'adesso, su cosa c'è da fare oggi, su cosa si può fare per tornare a casa e dire oggi ho fatto tutto. E qualche volta la testa, qualche volta l'intensità, che non è mai mancata nell'allenamento, perché ti viene una bugia. Ma i dati, sia fisici che tecnico-tattici, di ciò che lavori da una, sotto un aspetto o sull'altro, è niente, perché il calcio è una base testa. I risultati il Verona li ha ottenuti e li otterrà solo per la testa, perché vuole vincere, perché vuole andare oltre, al di là dei limiti strutturali di squadra, di allenatore, di tutto, mettiamoci tutto insieme. E quindi su quello credo che tutti siamo consapevoli del momento, ma ci dobbiamo focalizzare sull'ora. Oggi cosa posso fare per fare un passettino avanti? Gianluca Vigini, Telenuovo. Gabriele, ti faccio una domanda cruda, ma non è per criticare, per far polemica, è proprio per capire. La sensazione che abbiamo tutti guardando le partite del Verona è che la squadra non sia convinta dalla proposta tattica. È un problema che ti sei posto, che ti porrai, e se non è così, perché non è così, e se è così, insomma, dammi le tue sensazioni, o comunque quello che pensi su questo argomento. Allora, io vedo, e te lo dico con onestà, un gruppo che mi segue e che mi rispetta, e non è circostanza, perché se stavo zitto e ti trovavo un altro modo per rispondere. C'è da trovare le soluzioni, sì, c'è da trovare, perché anche il buono che c'è stato, perché comunque in 55 minuti ha tenuto la testa a Napoli, che non ci dimentichiamo, è molto più forte l'anno scorso, e non è una squadra in costruzione. Li vai a prendere alti, ti partono lunghi, gli aspetti bassi, ti fanno venire mal di testa. Non era proprio una partita semplicissima, però per risponderti, sì, ovviamente è una domanda che mi sono fatto, ma non relativa alla squadra ti segue o non ti segue, rispetto a io cosa posso fare per reagire a questo momento, che segnali posso mandare, che medicina posso trovare. Ecco, perché la sensazione, sempre a livello di sensazione, è che questa sia una squadra che non è stata costruita nel suo DNA da te, no? Quindi con degli interpreti che appartenevano a un calcio diverso da quello che fai tu. E quindi è il caso di tornare a quel tipo di calcio, ti chiedo, oppure c'è un modo per far arrivare il tuo tipo di calcio a questi ragazzi? Allora, a parte il mio tipo di calcio,
non esiste, perché se no ti parlo di moduli. Io sono un allenatore aggressivo, io voglio vincere partite. Già pareggiare mi dà fastidio, però mi devo ricordarmi tutti i giorni chi sono ad oggi. C'ho un allenatore che ha cominciato domani, non ieri, e quindi devo leggere, se no mi faccio del male da solo. E quindi devo riportare la squadra basicamente a esprimere ciò che sono io, aggressivo, andare, c'è sempre il modo per qual è la soluzione per vincere ma non perdere. E io non l'ho visto con Napoli, io ho visto una squadra ben organizzata attivamente ma passiva, e io non sono passivo, cioè in generale nella vita mia il problema l'affronto, da allenatore l'affronto, qual è la soluzione là, dove si può andare a risolvere il problema là. Non l'ho vista, quindi delle domande me ne sono fatte anch'io e cercheremo degli accorgimenti per essere più aggressivi senza palla e leggere meglio lo spazio con la palla. Alberto Fabri, nella slide. Ciao mister. Purtroppo la partita contro Napoli ha visto anche un infortunio, insomma, che ha un attimo rimostrato tutto, ti chiedo quindi Ceccherini come sta innanzitutto, e nel caso che lo dovesse recuperare, se ti senti di dare fiducia ancora da mio. Allora, Federico proverà domenica mattina, ha recuperato, si sta allenando, si è andato a parte fino a ieri, oggi si è andato in gruppo, però la prova vera sarà domenica mattina fino alla partita. I sostituti sono l'uno con Restos, quindi da quel lato lì la scelta relativa a loro e chi vedo meglio fino all'ultimo momento, come dicevo prima, gioca. Una nota positiva in ottica economica, perché bisogna sempre cercare il lato positivo, anche insomma, dopo un avvio purtroppo che nessuno di noi voleva e si aspettava, e Doig, uno dei giocatori ultimi arrivati, finalmente possiamo dire che ha lavorato a pieno regime, quindi è una freccia a disposizione del tuo arco. Esatto, si è rimesso la prima settimana che ha fatto, è un ragazzo di grandissimo potenziale, ha qualità, chiaramente il dazio che paga è saltato tutti i tiro, o per un motivo, firma, fino, firma, arrivo, non arrivo, e poi si è fatto male dopo un giorno e mezzo di allenamento, quindi sì, una freccia si aggiunge, nuova energia, nuova possibilità di un giocatore che vuole Verona. Luca Chiarini, tutto il mercato vuole. Ciao mister, Giorgio Marti da parte mia, mi ricollego un attimo al discorso che abbiamo già fatto sui giocatori che hanno la testa dentro, fuori, e ci sono tanti elementi chiacchierati, penso a Inch, penso a Tamez, penso a Barak, però a differenza dei primi due è rimasto un pochettino più fuori, quindi c'è anche una componente fisica, le chiedo come sta e le chiedo se è pronto per giocare titolare, questo è pronto al di là di quelle che sono le voci che lo riguardano. Faccio un passo indietro, con Simeone la scelta l'ha fatta, fuori, quindi quando un giocatore fuori te stimoli, dai fiducia ai giocatori che li possono sostituire il giocatore, così è successo, perché sono molto contento di Kevin, di Thomas, di Milan, che è un giocatore di sacrificio, di Roberto, piccoli. Viceversa, col grigio, Tony è una zona di grigio, ti vai complicando la vita, perché lo metti tre quarti, lo metti sono punto, lo metti mezz'ala, partendo per il presupposto che lui è un grandissimo, non un grande professionista, che è arrivato per condizioni, come abbiamo ripetuto più volte, è un po' acciaccato per un infortunio che non è grave, però lo ha portato a star fermo, sta riprendendo condizioni e c'è sempre quella zona di grigio, perché ti ripeto, di scelta vado chiaro. E poi a livello invece di reazione, hai detto che comunque ha parlato con la squadra, lavorato sia a livello tattico che mentale, per ripartire si lavora un po' anche sull'orgoglio, perché comunque è un gruppo sano, con senatori, e anche su questo tasto che si insiste, cioè sul fatto che comunque siano state due sconfitte brutte per il modo in cui sono arrivate, per i punteggi. Sì, è anche su questo tasto che hai insistito nelle settimane. Ma ti ringrazio per la domanda, certo. Sì, è chiaro, l'orgoglio è la base del nostro lavoro. Se te non hai orgoglio non puoi allenare, non puoi giocare. E quindi è una componente che si aggiunge alla componente testa, appartenenza. Quello che dobbiamo ricercare noi è un'appartenenza vera, perché noi dal giorno 1 siamo stati un cantiere aperto, ma per tantissimi motivi e senza responsabilità. E quindi
adesso ci va a mettere il primo mattoncino fondamentale, il primo mattoncino parte dai tuoi valori, senso appartenenza e orgoglio di dimostrare che siamo ciò che eravamo. Grazie. Tommaso Badia, Calcio Hellas. Mister, parliamo un po' del Bologna, insomma, che squadra ti aspetti di trovare? Allora, una squadra che ha continuità da 3-4 anni, una squadra che chiaramente non ha avuto l'inizio in salita come il nostro e che è chiamata a fare un passo in più del passato, si vede anche dagli acquisti che sta facendo. Quindi una squadra consolidata, con le idee chiare, che ha portato grandissima, che ha portato qualità e stabilità nonostante le cessioni che verranno e che sono state fatte, quindi un avversario tosto. E poi voglio chiedere, insomma, questa mattina il nuovo acquisto ha fatto le visite, ecco, volevo chiedere un po' se ci potevi presentare un po' Cavalli, insomma, se avete visto, quali caratteristiche ha. Ho fatto le visite, ma ancora non c'è l'esito, quindi appena firma ti presento Cavalli.